Si iniziano a delineare i primi scenari in vista delle prossime elezioni amministrative all'Aquila. Nel PD, partito di maggioranza che da quasi dieci anni governa la città, i principali indizi portano ad un'ipotesi di candidatura del consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. Il Via Libera sarebbe arrivato al termine di un incontro tra i vertici del partito, che avrebbero dato il Via Libera all'ex capo di gabinetto del sindaco uscente Massimo Cialente. Una possibilità su cui, comunque, il segretario Albano è sembrato abbastanza cauto. Ad avvalorare l'ipotesi l'esito di un sondaggio in cui Pietrucci sarebbe risultato il più gradito nel campione preso in esame dagli intervistatori dell'Ipsos. In caso di vittoria, secondo questo schema, il sindaco sarebbe Pietrucci, mentre un altro aspirante primo cittadino, il presidente della Gran Sasso Acqua Americo Di Benedetto, dovrebbe accontentarsi per così dire del ruolo di vice sindaco. Ipotesi smentita su Facebook dallo stesso Di Benedetto. Possibile pertanto che l'incontro del PD di mercoledì prossimo per dare il via libera ufficialmente alla pietrucci sia piaceso di quanto si possa pensare e che il percorso resti ancora tutto in salita. Nel centrodestra invece la situazione è se possibile è ancora più fluida. Il salviniano d'Eramo ha già annunciato la sua candidatura. L'ex manager dell'ASL Giancarlo Silveri si è detto pronto alla sfida, mentre Pierluigi Biondi ha organizzato un evento pubblico per il prossimo 3 marzo all'Auditorium del Lance, nel corso del quale, attraverso un dibattito con esponenti della società civile, non necessariamente dell'area di centrodestra, si parlerà di programmi per la città e verosimilmente verrà lanciata la sua candidatura. Il principale partito di centrodestra Forza Italia, per bocca del coordinatore comunale Morelli, ha dichiarato che l'uomo migliore che il Partito Azzurro può mettere sul piatto della bilancia è Guido Liris, da più parti tirato per la giacchetta per la corsa alla fascia tricolore. Quasi certo a questo punto l'intervento del tavolo nazionale, a cui prenderanno parte i rappresentanti di Forza Italia, noi con Salvini e Fratelli d'Italia, che scioglierà ogni dubbio e incoronerà il candidato unitario della coalizione. Nel Movimento 5 Stelle, infine, continua la consultazione online per la scelta del candidato sindaco e programmi, anche se i rumors vorrebbero come aspirante sindaco l'avvocato aquilano Fausto Corti.